e benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un video haul sugli acquisti che ho fatto questa settimana. Ho fatto acquisti misti, diciamo, vi farò vedere i vestiti, dei vestiti che ho comprato tanto carini, anche dei pensierini che mi ha fatto mamma, perché anche lei quando va a fare shopping magari si sbaglia, compra qualcosa di più piccolo, allora lo regala a me. Oppure l'altra volta siamo usciti e mi ha fatto dei regalini. E poi vi farò vedere le scarpe, insomma c'è un po' di tutto, make up, un fritto misto, ecco, un haul completo, ecco, c'è un po' di tutto. Allora, inizio subito dai vestiti perché ve li volevo far vedere, che sono veramente belli. Ho comprato, allora, intanto vi faccio vedere quello che mi ha regalato mamma perché sono tante cosine. Allora, mi ha regalato questi pantaloni qui, veramente belli. Adesso ve li faccio vedere che sono imbustati. Che diciamo che io non mi sapevo decidere in fatto di pantaloni perché io sono un po' puntigliosa, magari vedo un pantalone, dopo cambio idea, non mi piace e lì ci perdo tempo, alla fine non avevo comprato niente. Allora, però io l'avevo puntati questi pantaloni e alla fine avevo preso un'altra maglia e le scarpe e i pantaloni non ero riuscita a prenderli e lei, mamma, mi ha fatto un regalo e me l'ha presi lei, insomma, l'aveva presi per lei, però dopo ha visto che non gli piacevano, non l'ha regalati a me. Allora, i pantaloni sono questi qui. Veramente belli, tutti a scacchetti sul nero blu. Sarà un nero blu, più nero che blu. Con questo disegno a scacchetti, veramente bello, molto fashion. E queste taschette qui, queste taschette con la cernierina con la chiusura dorata. Sono elasticizzati. Comodissimi, le taschine sono vere, quindi ci posso mettere dentro qualunque cosa. Questi qui li posso mettere sia con le magliette lunghe che con le magliette corte, quindi è ottimo. Questo qui è un modello leggermente più largo, diciamo un po' più comodo, ed è veramente, l'ho misurato e mi piace tantissimo. E sono veramente contenta, grazie mamma, veramente senza di lei io ero perduta. E quindi questo è uno. Poi mi ha preso un altro pantalone uguale, lo stesso diciamo modello, però un po' Questa più qui piccolo, che ha che ha un'altra fantasia, sempre a scacchetti, però fatta così, non so come spiegarvela, tipo con le righe, stilizzata, ecco, bianca e nera, sempre con le cernierine fatte così. E questa qui invece è un modello leggermente più aderente, stretto in fondo, veramente bello, tipo fuso. È come fosse un fuso molto molto comodo e bello. Li ho provati e mi sono piaciuti veramente tanto. Poi mi ha preso un altro pantalone. Questo pantalone proprio lei si è sbagliata proprio la taglia e non gli stava e alla fine l'ha regalato a me. Allora vi faccio vedere anche le magliette perché sono veramente belle. Mi ha regalato questo pantalone qui, sempre effetto fuso, diciamo leggings, con finte taschine con questi brillantini tutti neri, veramente belli. Li ho provati e mi stanno veramente d'incanto, stupendi. Proprio per questa stagione estiva è veramente belli. Li trovo veramente stupendi. C'hanno tipo una specie di ricamo nel pantalone, pare piede pull, però non è che gli assomiglia tanto. Sì, l'effetto è quello più o meno, bellissimi. Brillantini sono così, stupendi. E questi sono i pantaloni. Poi mi ha regalato questa maglietta che l'avevo puntata, cioè l'aveva presa lei una, io però non sono riuscita a trovarla, ha fatto Sara, guarda, te la compro io, te la regalo io. E mi ha regalato questa maglietta qui, guardate che spettacolo. È bellissima, con il disegno del ragno, quella ragnatela, lei sa che a me piace le cose dark. Questa è stupenda, cioè veramente. È leggermente tonda sotto, con questi due elasticini sui fianchi, e ha le spalline, ha le maniche normali, diciamo, con le spalline aperte, con queste palline intorno. Cioè, veramente, veramente una roba stupenda. Mi piace veramente un bel po'. E sicuramente la sfrutterò tantissimo. E questa è, io ti grazie mamma, grazie, grazie mille. Ma è stata veramente una cosa. Sono rimasta senza parole quando me l'ha regalata.
Non ci credevo, Invece quelle che ho comprato veramente. io sono due magliette molto belle che cercavo da tanto tempo. Alla fine sono riuscita a trovarle. Allora, una è questa qui, bianca, quelle che a me piacciono tanto, quelle che hanno la parte davanti più corta e la parte dietro più lunga. Infatti questa qui è una camiciola, una camicettina molto carina con i bottoni, ha pure le maniche che si possono stringere perché ha questi bottoni qui, bianca, e praticamente si possono accorciare le maniche. È veramente una cosa assurda. È leggermente trasparente, ma sotto dopo ci metterò io una maglietta bianca o un qualcosa. Ha il collo alla coreana, quindi è tagliato così. È veramente bella. Si può tenere sia aperta che chiusa, ovviamente. E questa è una, mi piace veramente tantissimo. Adesso la faccio vedere un po' meglio. È veramente bella. Quando l'ho vista, questa qui, allora io i pantaloni non so quanto sono costati, perché ovviamente sia anche quella maglia me l'ha regalata lei, quindi non so il prezzo, ma questa di questa la so, questa qui mi è costata 5 euro, era in offerta dal cinese, l'ho pagata 5 euro, guardate quanto è bella, piace un bel po'. Poi un'altra, sempre lo stesso, diciamo, stoffa, però con un modello diverso, questa è proprio fatta proprio a camicia nera. Molto, molto più lunga di quella rispetto a questa qui è più lunga rispetto a quell'altra. Ha le maniche un po' a tre quarti, fatta così con il bottone. Io però lo lascio aperto perché mi stringe un po'. E sotto sempre corta davanti e un po' più lunga dietro, fatta così. Vedete che c'ha proprio lo spacco qui così. Mi piaceva tantissimo. E sborsa un po' qua davanti, perché io ho i fianchi un po' grandi, quindi quando la vado a mettere mi sale sopra. Quindi quando vado a metterci una cinta sborsa un po', quindi è bellissima. Anche questa è costata 5 euro, dal cinese sempre, bellissima. Sono veramente contenta di averla trovata, la cercavo tantissimo. Ha questa apertura così a V e ha questo particolare, diciamo, decoro, ecco, fatto così con una piega qua. È veramente bello. Quando l'ho provata me ne sono proprio innamorata. Veramente Poi bella. quando sono andata a comprare le magliette, sono andata a prendere anche le scarpe perché ho deciso di comprarmi anche qualche altra scarpetta anche per quest'estate. Purtroppo ahimè, ho trovato solo quelle un pochettino più invernali, però il modello può anche andare bene secondo me anche per questa stagione qui che non è tanto, non è tanto caldo che il piede deve stare aperto. Quindi per adesso posso anche metterle. Allora, la prima scarpa che vi faccio vedere. Ho preso una scarpa con il tacco alto e una scarpa con il tacco basso. Allora, questa qui è la scarpa col tacco basso, costata 5 euro ed è questo qui, questo modello che io ho già beige come colore che mi aveva regalato la mia zia e io l'ho trovata anche nere. Guardate che spettacolo, il tacco infatti non è altissimo, è molto basso, non ha manco la zeppa, quindi va bene. Tipo stile un po' rock, infatti queste qui avevo già pensato di abbinarle con la maglietta con il ragno perché sono veramente stupende, sono molto estive perché sono aperte praticamente, vedete, sono aperte e hanno questa chiusura così un po' rocchettara, ecco, e mi piacevano tanto. Quando l'ho viste era rimasto l'ultimo pezzo perché queste qui erano quelli in sconto. Era rimasto l'ultimo pezzo, mi guardavano, praticamente le avevo viste e ho detto, queste mi stanno a guardare, le devo pia per forza. Sono stata fortunata perché queste qui non c'erano più, solo questo modello era rimasto ed è veramente bello, mi piace tanto. Poi ho preso un altro paio di scarpe e questo modello mi piace veramente tanto. È un po' invernale perché lo stivaletto è un po' alto, però io per adesso me lo voglio lo stesso mettere magari con una maglietta lunga con i fuseau, ci dovrebbe star bene anche con una gonna. E sono queste qui. Il tacco non è altissimo come quelle che avevo comprato nell'altro haul, che erano quelle lì sono molto più alte. Queste sono leggermente più basse, hanno la zeppa, quindi praticamente il tacco è così corto. E hanno questo bellissimo decoro, questa fibbia, diciamo, questo fibbione grande, con questi esagoni qui, color nero e oro.
e ha queste fibbie stupende, proprio eleganti. Io ho detto no, non le voglio lasciare. Poi, cioè, non sono tanto, tanto pesanti dentro. Cioè, per questa stagione ancora potrei portarle. Mi piacciono tantissimo. E questo qui è il modello, è rimasto solo questo color marrone e allora mi sono accontentata, però è molto bello come colore, soprattutto perché ha questi dettagli dorati, che è uno E spettacolo. queste sono le scarpe che ho comprato col tacco alto. Sono veramente contenta. Anche queste costate 5 Ho euro. fatto un video che l'ho caricato su YouTube della Knix Face Award perché ho partecipato al contest della Knix Face Award e ho fatto il video dell'elfo. Insomma, io mi sono travestita, diciamo, da un elfo. Vi lascio qui il link del video se vi va di vederlo. Per quell'occasione avevo comprato un accessorio che però purtroppo non si vedeva tanto sul video perché è un accessorio che si mette sui capelli e l'ho preso da Bijou Brigitte. Infatti adesso ve lo volevo far vedere meglio perché è molto bello. Allora, sono due più che uno, sono due accessori e sono questi qui, costati 2 euro l'uno, veramente belli. Ve li faccio vedere. E sono questi qua. Questi qui sono degli accessori che si mettono appunto sui capelli in questo modo qui. Praticamente si aggrappano o si aggrappano qui su una conciatura, quando uno vuole fare una conciatura. Io avevo pensato pure di metterle magari uno, senza che ne mettevo due, così praticamente. Guardate quanto è bello così, una forza. E appunto ne ho presi due perché li avevo messi qui davanti, solo che con il ciuffo che c'avevo davanti non mi si vedevano tanto, mi si arricciavano e ahimè non si vedevano tantissimo. Però mi sono piaciuti tantissimo, l'idea era molto bella perché hanno questo disegno tipo a forma di foglia con questa pietrina nera, molto belli. Poi un giorno se mi dovessi stancare del fermaglio, ci metto un gancetto per gli orecchini e ci faccio due orecchini. Però per adesso li lascio così. E questi qui sono un altro acquisto che vi volevo far vedere, che non ero riuscita, oddio, lo faccio vedere meglio, che non sono riuscita a farvi vedere. Perché appunto li avevo utilizzati subito per fare il video. Allora, poi sono andata all'acqua e sapone. E ho comprato delle cose per il corpo, diciamo che le abbiamo comprate insieme. Io e mamma eravamo andati lì e le abbiamo comprate insieme. Allora, parto subito da una cosa che vi ho fatto già una recensione, vi lascio qui il video. La recensione del Gliss Repair, Eye Repair della testa nera. Ho comprato il vasetto più grande, questo qui. Allora, cosa vi devo dire di questo? Se volete, andate a vedervi la recensione perché lì vi faccio vedere tutto come l'applicazione, cosa penso di questo prodotto e tutta la spiegazione completa perché così sapete pure voi se ve lo consiglio o no. Allora, io ve lo consiglio perché è buonissimo. Io ho trovato anche un altro modo per utilizzarlo sulle sopracciglia. Dato che io ho avuto un problema, adesso non le vedete perché ovviamente le ho colorate con la matita, insomma le ho rifatte con la matita, però purtroppo qui in questa parte qua delle mie sopracciglia ho avuto un problema, mi si sono diradate perché quando ho fatto il video della NYX Face Award avevo messo le sopracciglia, quelle finte verdi con la colla. Evidentemente quando sono andata a toglierle ho strappato un po' di peli e di conseguenza questa parte qui si era, diciamo, un po' rovinata. Infatti se dovessi togliere il colore della matita vedrete infatti che è un po' meno folto. Prima era ancora meno folto. Quando ho lavato i capelli e ho usato questa crema e poi l'ho messa sulle sopracciglia, ho fatto un massaggio, ho fatto la stessa cosa che ho fatto sui capelli, l'ho fatta anche sulle sopracciglia. E devo dire che funziona anche lì, perché nel giro di pochi giorni, questa parte qui, i peletti sono quasi ricresciuti. Non del tutto, però sono quasi ricresciuti. Infatti, questa qui la userò anche per le sopracciglia. Me la metto sia sui capelli che sulle sopracciglia, e questo è uno. E sono veramente contenta, di averla presa. Costa 4 euro qualcosa, 4,90 euro, non mi ricordo perché lo scontrino ce l'aveva mamma.
Poi ho preso, dato che mi mancavano i deodoranti, ne ho presi tre, sempre della stessa linea, della Nivea, li volevo provare. Allora, uno è questo qua, il Nivea deodorante antitraspiranti Invisible for Black and White. Dato che io uso praticamente bianco o nero, raro, cioè raro, insomma, qualche volta uso anche i colori, però questo qui è molto utile perché lo puoi mettere sui vestiti bianchi e neri e non ti si macchia, perché io ho avuto questo problema appunto con i profumi o con i deodoranti che macchiano i vestiti. E questo qui lo devo testare ancora, ovviamente l'ho comprato da poco e lo devo testare e lo testerò e vi farò sapere com'è. Comunque questo qui è uno, quello che ho comprato, Fresh 48 ore. Poi ho preso sempre della Nivea, questo qui c'ha un profumo buonissimo, tipo arancia, così che a me mi piace tanto questi odori dolci. Deodorante stress protect, efficace anche nei momenti di stress. Infatti io sono molto stressata in questi ultimi tempi e quindi questo qui potrebbe essermi d'aiuto perché anche quando uno è nervoso suda molto e quindi l'odore si sente un po' di più. Adesso volevo provare questo per vedere se funziona, insomma, se non mi dà Questo è quell'odore un altro. cattivo. E anche questo proverò, vi farò sapere. Poi un altro deodorante è questo qui. Questo qui l'abbiamo preso mia mamma proprio per testarlo, per vedere se funziona. È fatto con la boccetta di vetro, sempre della Nivea, deodorante Dry Comfort Plus, extra protezione 48 ore dedicato sulla pelle. Allora, l'odore purtroppo non mi piace. Io dopo non l'ho provato lì l'odore, non l'ho sentito, l'ho comprato, l'ho portato a casa. L'odore non è che mi piace tantissimo, però lo posso usare magari quando devo rinfrescarmi così. Quando devo rinfrescarmi questo va bene, mo lo devo provare. Efficace protezione grazie al Dry Plus System, protezione Nivea, regola traspirazione per 48 ore. E questo qui, anche questo è da provare, insomma, anche se l'odore non è dei migliori. Poi abbiamo preso, dato che questo qui erano, cioè le cosine che abbiamo preso, questo qui erano un po' in sconto, abbiamo preso insomma io e lei, una crema per il corpo anticellulite. Allora io questa qui la voglio provare, qui c'è scritto che è un gel intensivo anticellulite ed è per la cellulite, però io voglio provarla a metterla qui per ridurre un po' il doppiumento, perché io ovviamente soffro di questa piccola cosa, insomma, dato che sono un po' ingrassata in questi ultimi tempi, ahimè purtroppo, ho provato a dimagrire, ma fallite tutte le diete, quindi per adesso niente, devo rimanere con questo brutto coso. E allora volevo provare, insomma, una crema, dato che non ho qui la cellulite, però qui un pochettino mi pare di sì, perché c'ho tipo l'effetto buccia d'arancia. Allora volevo provare a metterla qui per vedere se funziona, non lo so. Consigliatemi voi, fatemi sapere se una crema per la cellulite, chi è più esperta di me, può funzionare anche per ridurre un po' il grasso, diciamo, il grasso che si accumula, ecco, perché la cellulite è una patologia e quindi questa qui dovrebbe funzionare anche per il grasso in eccesso. Questo qui lo volevo provare in questo modo qui, sperando che funzioni. Poi ho preso, dato che sto cercando di truccarmi più spesso, mi si è finito lo struccante. Allora l'ho ricomprato e ho ricomprato il classico, il mio amato, acqua micellare tutto in uno, pelli sensibili della Garnier. Questo rosa che adoro, adoro proprio tanto. Dura tantissimo, infatti mi è durato veramente tanto. Questo è 400 ml. Io però dovrò usarlo con le pinze perché io tante volte abbondo, invece dovrei usarne un po' di meno. Infatti dovrò cambiare, non userò questo erogatore perché ho notato che questo erogatore butta tantissimo. Devo comprarmi un erogatore apposta, io ce l'avevo, ma purtroppo mi si è rotto e quindi lo dovevo ricomprare. Intanto questo qui è un altro, finalmente sono riuscita a prenderlo. Poi, allora, sempre l'acqua e sapone, questi qui in vari step sono andata. C'è stato lo sconto, stava anche sul volantino, io però non lo sapevo, sono andata lì a fortuna. C'è stato lo sconto per Pasqua, diciamo, che alcune cose di make-up erano scontate a 1 euro, 2 euro, 3 euro, massimo 5 euro. E io
Mi ci sono proprio buttata letteralmente e ho trovato delle cosine veramente di lusso, come le chiamo io, perché sono cose che io guardavo, vedevo, volevo prendere, ma non riuscivo mai a prendere. E questa volta sono riuscita. Ho preso il mio, questo è il mio malloppo, diciamo, delle cose che ho preso lì. Allora, inizio subito, allora, facciamo così, vi faccio vedere le cose che costate 1 euro, le cose che sono costate 2 euro e le cose che sono costate 3 euro. Le cose che sono costate ad 1 euro sono queste qui. Adesso ve le faccio vedere nel dettaglio. Allora, intanto vi faccio vedere questo rossetto qui che è il mio preferito. È della Rimmel e della Kate. Praticamente è firmato Kate. È bellissimo, il packaging è stupendo, questo oro rosato, meraviglioso, con questa striscia argentata. Il colore è il 500, scusate, 52 Idol Red. Ed è questo arancione veramente bello. L'ho provato, quindi l'ho un po' usato. Ed è questo colore qua. Cioè, dite se non è una roba finta. È stupendo questo colore. Per quest'estate è veramente bello. È un rosso tendente all'arancione. Veramente bello. E questo è uno. Un euro. E non mi ricordo quanto costava a prezzo pieno, però io l'ho pagato 1 euro. Sono veramente contenta. E poi ho preso, c'era un altro rossetto che hanno messo a 1 euro scontato, sempre della Rimmel, ed è il 110 Pink Punch. Allora, è questo qua, non so se l'avete visto negli stand della Kiko, sì, buonanotte, negli stand della Kiko, sì, domani, negli stand dell'acqua e sapone, dove c'è la Rimmel, c'erano questi qui e alcuni colori l'avevano scontati a 1 euro. Io infatti l'ho preso a 1 euro. Allora, il packaging è bellissimo, è fatto a rombo, poi va scendendo giù, va rotondo, insomma, va a cerchio rotondo. E ha una striscia del colore del rossetto, veramente bello. Allora, il colore è questo qua, si chiama, è il 110, ve l'ho già detto, Pink Punch, ed è questo rosa veramente shocking, bellissimo, adesso ve lo faccio vedere. Sono tutti lucidi ovviamente, ma cremosi, lucidi e cremosi, questo rosa è stupendo. Questo rosa è veramente bello, ha un finish stupendo, mi piace veramente tanto e sono contenta insomma di averlo trovato. È questo qua, veramente bello. Poi io volevo comprare i rossetti della New York Color perché io ne ho preso uno, ne volevo testare altri e ho avuto l'occasione e ho trovato due rossetti della New York Color a 1 euro l'uno. Allora, intanto così li apro, così li provo pure io, che tanto li devo provare. Allora, uno è questo qui. È il 441 Traffic Jam. Adesso lo apro se ci riesco. Eccolo qui. Questo è il rossetto rosso, di questo penso che sia proprio rosso rosso. Adesso lo svuociamo. Eccolo qua. Bellissimo. Un rosso rosso, stupendo. Forse un pochettino trasparente, però non importa, dopo ci metto una matita sotto. È veramente bello. E questo è uno. Poi ho preso questo qui che è il 405 Blue Rose, che è questo qui. Il colore è questo. Adesso ve lo swatcho, che lo voglio vedere anch'io. Sì, un po' ce l'ha una punta di blu. Bellissimo questo colore, anche questo è bellissimo. Sono lucidi praticamente come finish, ma sono veramente belli. E sono veramente contenta di averli trovati. Guarda, guardate, ancora non ci credo. Questi qui, anche questi a 1 euro. Poi, allora, ho trovato a 1 euro questo gel fissante per le sopracciglia della Rimmel. Era rimasto l'ultimo, io ho preso questo trasparente perché c'erano vari colori. Io però, dato che marrone non ci faccio niente, ho voluto prendere quello trasparente per alternarlo a quello della Kiko. Quindi questo qui lo posso usare anche quando faccio trucchi così, insomma, che non voglio usare. Li alterno, ecco, un po' quello della Kiko e un po' questo. L'ho provato e ci sono trovata bene. L'ho usato una volta sola, però fissa, si asciuga subito. No, è buono, mi è piaciuto. E questo qui è uno, a 1 euro. E l'ultimo a 1 euro è stato questo mascara, sempre della New York Color. Ha il packaging di questo rosso, rosso acceso, diciamo.
si chiama Smoking Hot Showtime Volume Mascara. Allora, il Pegagin, no, il Pegagin, scusate, lo scovolino è simile a quello che avevo comprato, sottile, quell'altro nero. Non so qual è, la differenza tra questo e quell'altro, però, forse questo scovolino è leggermente più piccolo di quell'altro. E sono contenta, 1 euro, ho detto perché no, uno in più fa sempre comodo. E questi sono stati gli acquisti, A un adesso vi faccio euro. vedere gli acquisti che mi sono costati 2 euro. Allora, sono questi qui. Cioè, sono veramente contenta. Se però questo non mi ricordo se è costato 3 euro o 2, penso 3 euro, quindi me lo faccio vedere dopo. Questi qui sono costati 2 euro. Allora, parto da questo, che questo qui mi è costato 2,90 euro, quindi 90 centesimi in più, però va bene, uguale. E questo qui l'avevo visto parecchie volte quando andavo all'acquestapone, ma non l'ho mai preso. Quando l'ho visto 2,90 euro, l'ho preso subito. È un Kajal. Eye Pigment Kajal bianco, perché ovviamente io lo userò per metterlo come base per gli ombretti, per fare una base bianca, e sono contenta insomma di averlo preso. Finalmente l'ho trovato. Questo qui è della Debbie e non vedo l'ora di usarlo. Poi ho trovato un altro rossetto della Rimmel, perché poi alcuni acquisti li ho fatti in un'altra acquestapone, e c'era questo qui uguale a quell'altro, però questo che mi è costato 2 euro perché era scaduta la promozione di 1 euro e l'hanno messo a 2 euro, però vabbè, ho detto per 2 euro lo prendo lo stesso. Ed è questo rosino, questo è il 100, si chiama Pink Me Love Me, bellissimo. Il colore è questo qua, questo rosa delicatissimo, adesso ve lo faccio vedere, guardate quanto è bello questo rosa, bello, bello, bello. Rosa delicato, molto bello per fare trucchi soft, anche quando magari mi carico sugli occhi con questo qui, sono più leggera sulle labbra e sono veramente contenta di averlo trovato. Poi ho trovato questo ombretto della Rimmel con questi 5 colori, però purtroppo, adesso ve li swatcho. Purtroppo questi colori non sono molto, diciamo, pigmentati e sono più glitterati. Io ho pensato comunque sia di sfruttarlo, come punti luce, cioè quando faccio un trucco, magari metto un viola, un marrone, un rosa e voglio un punto luce acceso, userò uno di questi. A parte questo colore qui, adesso ve li swatcho. C'ha questi colori qui, ve li faccio vedere intanto. Nero, questo viola. Un grigio viola, ecco, un viola scuro, un violino più chiaro, un lilla e un bianco. E questo qui come illuminante è stupendo. Intanto vi faccio vedere i colori. Allora, questo non è un nero, scusate, è un argento, mi sono sbagliata. Assomiglia a un argento. Questo infatti è quello un pochetto più pigmentato, adesso vi faccio vedere quest'altro. Vedete? Questo qui è questo qua. Poi vi faccio vedere questo. Vedete che non sono tanto pigmentati, sono più come riflessi, ecco, posso usare come riflessanti. E infine questo bianco che è uno spettacolo. Cioè, questo come illuminante è veramente bello. Io lo userò come palette di illuminanti perché è uno spettacolo. E questa qui è la palettina, costata 2 euro, ho detto perché no, approfittiamone. Poi ho trovato a 2 euro, che volevo assolutamente provarlo, sempre della Rimmel, praticamente ho preso quasi quasi tutti i prodotti della Rimmel. Questo mascara si chiama Volume Flash Max Blow Bold Curves Extreme Volume e Lift Mascara. Ha lo scovolino così, dopo ve lo faccio vedere. Il packaging è bello perché è verde con le scritte fucsia, viola, rosa, insomma. Veramente bello. E lo scovolino è questo qua. È fatto ricurvo proprio per incurvare le ciglia. E sono contentissima. Anche questo devo metterlo alla prova. Molto molto bello. 2 euro. Contenta. Poi le cose a 3 euro sono questo correttore della Maybelline. Questo è della Maybelline. Che ha anche lo specchietto abbinato, che adesso voglio subito vedere com'è fatto, perché allora sono riuscita a liberarlo.
Allora, il correttore si chiama Cover Stick, semplice, ed è il colore 3 nude. Non è molto chiaro, però secondo me va bene. Beh, manco lo vedo. Quindi eccolo qui. Però per le occhiaie, per coprire un po' le occhiaie, potrebbe anche andare bene. Volevo provarlo per cambiare, perché io avevo preso quello della Rimmel. Comunque se era della Rimmel, ho detto va bene, sta finendo quell'altro e ho voluto prendere uno nuovo, diciamo, per provarne, per testarne un altro. Dopo vi farò sapere se funziona o no. Poi, come omaggio, c'è questo specchietto. Guardate quanto è carino, veramente bello. Questo per la borsetta è carinissimo. Io ovviamente lo terrò nella postazione make-up, però qualche volta me lo porterò anche in giro. E infine, perché questi due sono veramente due cose che sono rimaste senza parole, mi è costato 3 euro l'uno e sono due rossetti della L'Oreal. Il Pegagin è veramente bello, cioè io ce l'ho già il Pegagin, ho già un rossetto della L'Oreal, però il Pegagin è diverso perché è lo stesso Pegagin, lo stesso identico, però ha il colore fuori esterno diverso e la differenza è che invece in questi qui, allora in quell'altri non c'è il logo, invece in questo qui c'è il logo della L'Oreal, veramente belli. Allora, vi faccio vedere. Allora, questo è il 462, erano rimasti questi ultimi due colori e li ho presi tutti e due perché sono colori veramente belli. Allora, il primo colore che vi faccio vedere è il 462, si chiama Preliminaire, è il colore che mi ha attirato dall'inizio. Adesso apro un attimo la confezione, che la devo pulire perché si è tutta incollata. Si apre così, vedete, c'ha questo gancetto. Si apre così semplicemente e il colore è questo qua. Cioè, io che amo questi colori scuri, questo qui è veramente bello. Adesso ve lo swatcho, lo voglio vedere. È questo viola veramente stupendo, viola scuro, prugna, tendente al prugna. Cioè, è uno spettacolo, mi piace tantissimo. L'ho swatchato, c'era il tester. L'ho preso subito, cioè non ci ho pensato due volte, veramente bello. E ho preso anche il 703, il Oud Obsession, che è questo marrone, perché dietro c'è proprio il colore. È un marroncino appunto tipo nocciola, penso. Adesso lo svuociamo, perché l'ho svuociato là, quindi più o meno so qual è, che colore è questo qua. E questo marroncino nocciola, veramente bello, mi piace tantissimo e non vedo l'ora di provarli. Insomma, questi qui sono, diciamo, i rossetti di lusso per me, tra virgolette, perché ogni volta che andavo lì non riuscivo mai a prenderli. Poi un'altra cosa che mi ha regalato mamma, è una cosa molto carina, è un portafoto che metterò sicuramente nella postazione make-up perché è veramente bella. Perché sto, diciamo, sistemando la postazione make-up per trovare, insomma, una sistemazione carina. E mamma mi ha regalato questo portafoto che io ho abbellito mettendoci al posto di una foto, perché qui teoricamente si dovrebbe mettere una foto, io ci ho messo uno specchio. Cioè, praticamente è così, si appoggia sul tavolo così. Faccio vedere da qua così. E poi c'è Memo, teoricamente qui si dovrebbe scrivere, ma rimane bianco, mo dopo vedrò cosa metterci qui, ecco. È veramente bello, mi piace tantissimo, anche con lo specchio è una cosa molto molto carina, graziosa. E sono veramente contenta che me l'ha regalata. L'esterno viola con questi fiori, molto bello. E con questo specchio è veramente bello, ovviamente lo devo un attimo pulirlo perché c'è un po' di manate, però è veramente stupendo. Niente, questo è tutto il mio haul, diciamo il mio mega haul che ho fatto di acquisti random. Spero che vi sia piaciuto.
che vi abbia dato qualche idea per i vostri acquisti, come vi dico sempre, perché a me piace darvi idee anche per gli acquisti, se avete in mente magari di comprare un rossetto, un fondotinta, io vi do uno spunto, poi dopo vedete voi quale vi può piacere. Fatemi sapere voi quale cosa vi è piaciuta del mio haul, con un bel commentino sotto. Spolliciatemi tantissimo e iscrivetevi per non perdere i nuovi video, perché ce ne saranno tanti altri. Io vi saluto e vi lascio alla prossima. Ciao a tutti!